Qui oggi abbiamo evidenziato le performance che abbiamo raggiunto in Regione Abruzzo, grazie soprattutto a una buona parte di comuni virtuosi sul tema della differenziazione degli imballaggi da carta e cartone. Superiamo la media nazionale, raddoppiamo quella del centro-sud della quale parte d'Italia siamo la prima regione ovviamente, e i dati del primo trimestre del 2017, ancorché non ufficiali, ci parlano di un ulteriore trend in aumento, e quindi le previsioni che noi ci eravamo dati con il piano di gestione dei rifiuti si stanno non solo confermando, ma addirittura stiamo andando un po' più avanti rispetto a quanto noi avevamo previsto, e questo chiaramente ci induce a proseguire sulla strada intrapresa, che fa dell'economia circolare, quindi del tema dei rifiuti zero, l'unica opzione a cui la programmazione regionale si è improntata sul tema dei rifiuti.